metodi più comuni sono la penna dove esce il fogliettino e praticamente possiamo segnarci tutte le formule e quel che sia, oppure la suola della scarpa da applicare prima di entrare in classe. E c'è un altro metodo molto più tecnologico, che è questo orologio, dove praticamente possiamo scaricare un file da cui possiamo leggere i nostri appunti o qualche formula da utilizzare per l'esame. Abbiamo i bigliettini, poi il tempo, vabbè, la sveglia per regolare, per, appunto, per far sembrare proprio un vero orologio. Poi abbiamo le impostazioni, il calendario, sveglia e foto. Bigliettini, appunto, possiamo scaricare proprio dal computer attraverso il file proprio block notes. Scriviamo appunto tutto quello che ci serve e lo mettiamo sulla tipo pennetta e lo scarichiamo appunto sull'orologio. Allora mi pare così, in pratica esce così tutti i bigliettini, tutti, sì, possiamo anche suddividerlo per tutti gli argomenti che ci servono e premiamo questo. Cos'è? Storia, questo pulsante. Verso l'America, perfetto. Una foto, qui si abbassa e si alzano i bigliettini. E facciamo così. In tal caso l'abbiamo sul braccio e il professore passa e ha un po' di e crede che noi appunto stiamo copiando. Possiamo premere così. E quindi crede, cioè, se ce lo domanda, crede appunto che noi stiamo vedendo l'orario. Per l'orale, praticamente l'anno scorso, un episodio è capitato a me con mia cugina, gli abbiamo dato un auricolare Bluetooth dove praticamente gli abbiamo suggerito tutte le domande che gli facevano, grazie soprattutto ai capelli, perché comunque l'auricolare era nascosto dai capelli.